Eccoci qua. Allora, benvenuto Emiliano, poi ti presento in Okay. maniera adeguata. Allora, sul tema della sostenibilità ambientale, credo che sia giunto il momento di passare dalle parole ai fatti. Io credo che non ci sia più da convincere nessuno, ma si deve scendere proprio nell'operatività. Alla luce di questo, diciamo, di questo pensiero, di questa decisione, Ruminanzi ha voluto organizzare una serie di incontri. Il primo, che facemmo il 27 aprile del 2020, con ISPRA, con la dottoressa Di Cristofaro e la dottoressa Vitullo, fu conseguente proprio alla presentazione del loro report sulle emissioni. Fu un appuntamento importante perché ISPRA ci ha dato dei numeri secchi, cioè l'agricoltura pesa per il 7% in Italia, chiaramente. Nel totale delle emissioni in atmosfera, gli allevamenti il 5,5%, le bovine da latte il 2%, gli altri bovini l'1,7%, gli ovini lo 0,5%, i bufali lo 0,25% e i caprini lo 0,05%. Perché se dobbiamo fare un miglioramento dobbiamo partire da dei numeri, e dei numeri italiani, questi sono i dati di ISPRA. E quindi questi numeri un po' li stiamo memorizzando perché ci dovremmo poi cimentare di questo. Poi, recentemente, il 28 maggio del 2021, abbiamo coinvolto la professoressa Maddalena Zucali e la dottoressa Giulia Gislon dell'Università di Milano, che ci hanno portato dei dati molto concreti di una ricerca che loro hanno effettuato, diciamo, in un areale ascrivibile alla Padula Padana, dove anche lì ci hanno dato dei numeri da ricordare. Quindi, secondo i loro dati, la loro sperimentazione, ripeto, di diversi allevamenti, l'impatto della produzione del latte ha questa corrispondenza. Per fare un chilo di latte ci vogliono, secondo i loro dati, 1,37 grammi di CO2 equivalente. Quindi ci stanno quei pochi numeri che stiamo assemblando. Oggi ritengo che questo webinar sia estremamente importante, perché i due webinar precedenti hanno in qualche modo fotografato una situazione esistente, hanno dato anche delle indicazioni su cosa noi dobbiamo fare, però adesso in questo webinar con il dottore Emiliano Raffrenato, che è un manager della ricerca e sviluppo della Woman, ma il dottor Raffrenato, che chiamerò Emiliano ovviamente, ha un'esperienza estera non indifferente, diciamo, per cui ha maturato una conoscenza della nutrizione molto molto profonda. Quello che gli abbiamo chiesto è questo. Emiliano, utilizzando la piattaforma NDS è superfluo ricordarlo che cos'è, insomma è una piattaforma informatica che permette, diciamo, la gestione della nutrizione in un modo un po' più molto avanzato, molto vicina a quello che è le indicazioni del CNCTS, quello che noi chiamiamo il modello Cornell. Però quello che sarà molto importante di questo webinar con Raffrenato sarà proprio l'estrema praticità. Lui ci ricorderà alcuni principi generali sulle emissioni, diciamo, sul funzionamento della vacca da latte, ma poi in pratica, proprio aprendo il modello matematico, faremo una simulazione di un paio di situazioni rappresentative, in modo che ci faremo esattamente. Condivideremo esattamente in maniera chiara qual è il ruolo del nutrizionista o quale può essere il ruolo del nutrizionista nel mitigare in qualche modo le emissioni. Abbiamo delle informazioni piuttosto chiare, emissioni enteriche, su quella che deve essere la gestione dei reflui, quindi tutto ciò che sono lo stoccaggio delle deiezioni e la loro dispersione poi successiva nell'ambiente. Su questo abbiamo delle idee molto chiare, non le avevamo molto chiare in questa parte di controllo delle emissioni enteriche. Allora, innanzitutto Emiliano, ti ringrazio molto della tua disponibilità e del voler mettere a disposizione di tutti la tua esperienza e la tua competenza. Per cui condividi il tuo schermo, ti do la parola e mi permetterò di interromperti. A livello, diciamo, di gestione tecnica, logistica, voi sapete, insomma, c'è il domande e risposte di Zoom a vostra disposizione. La chat magari la utilizziamo più che altro per comunicazioni di servizio. Credo che vi abbiamo già messo a disposizione i webinar, le registrazioni dei webinar di cui ho fatto riferimento, quindi ti do la parola.
Emiliano, ti ringrazio. Sì, grazie per l'introduzione, buon pomeriggio a tutti i partecipanti. Allora, per chi di voi, ma anche per chi non ha seguito il webinar precedente, quello appunto che ospitava l'Università di Milano, la dottoressa Zuccalli e la dottoressa Gislon, come prima dicevi, mi volevo un pochettino riferire prima al problema dell'impatto ambientale che possono avere i bovini da latte o in generale i ruminanti, e il fatto appunto che spesso ci troviamo a dover discutere con un'opinione pubblica che si scaglia contro queste attività, questo tipo di attività, vedendo nel nostro appunto cercare di sostenere queste attività qualcosa che va contro l'ambiente. Però ci sono appunto tantissimi lavori, tantissimi studi che ormai negli ultimi anni dimostrano che non vorrei chiamarla soltanto intensificazione, ma più recentemente la chiamano intensificazione sostenibile, perché proprio l'aumento dell'efficienza produttiva risulta sempre in una migliore sostenibilità ambientale dei nostri allevamenti. Questi erano anche punti che hanno mostrato appunto nello scorso webinar e in cui io ho aggiunto questi qua alla fine, perché spesso oltre al gestire quello che ha un impatto ambientale a breve termine, dimentichiamo anche che ci sono altre cose che hanno un impatto un pochettino più a lungo termine. E questo appunto sono il management riproduttivo e il management delle classi di animali all'interno di un allevamento. Ovviamente questo vale non soltanto per le vacche latte, ma anche per gli altri tipi di allevamenti. Poi un altro punto che volevo sottolineare è che spesso confrontiamo numeri che purtroppo non hanno la stessa unità di misura. E la volta scorsa, e anche tu ora hai accennato al fatto che spesso quando parliamo di gas serra parliamo di anidride carbonica equivalente all'anidride carbonica per chilogrammo di latte, però c'è anche da dire che cosa include, c'è anche da capire che cosa include questa unità di misura, quali sono le misurazioni o le stime che includono. Questo valore, la volta scorsa, per esempio, nel webinar precedente, si parlava di 1,36-1,37 kg di CO2 equivalente per chili di latte corretto per energia. E sono stati appunto gli autori di quel lavoro sono stati anche abbastanza chiari nell'includere, nell'elencare quali sono questi fattori. Ora, il motivo per cui vi mostro questo è proprio perché una piattaforma come NDS o un modello CNCPS ha i suoi limiti nel quantificare, nello stimare questo numero. Quindi si parte dall'animale che appunto ha emissioni di metano principalmente e in minor quantità di CO2 e poi ci sono appunto emissioni che derivano dallo stoccaggio o dal letame come appunto protossido d'azoto, ossido nitroso anche chiamato, oppure di nuovo metano. Ovviamente ci sono anche escrezioni in termini di feci urine che hanno elementi che hanno un impatto ambientale abbastanza elevato, però per ora occupiamoci soltanto di questi dei gas cosiddetti serra. Questo life cycle assessment, che in questo caso può essere chiamato 1, si può allargare perché ovviamente noi quando parliamo dell'animale non possiamo, non includiamo tutto quello che è indiretto, che appunto include le colture, lo spargimento del letame e tutto quello che c'è in questa lista. E poi a valle vi sono anche ovviamente quello che serve per lavorare, per processare il latte oppure rifiuti da questa produzione. E questo è l'LCA2. Dopodiché si parla anche di LCA3 o LCA4, in cui si aggiungono altri fattori che
includono altre emissioni indirette, specialmente dalle con la giusta cautela. NDS, voi vedrete appunto che si ferma soltanto all'animale e alle emissioni dirette dalle escrezioni. Potete ancora sentirmi, perché ogni tom dei messaggi che la mia emissione... Ogni tanto sì, Emiliano, va e viene la voce, però continua perché il discorso si riesce a seguire. Ok, quindi andando avanti, quello che sfruttiamo noi appunto è il CNCPS. L'obiettivo principale del CNCPS è solo sempre quello di avere uno scopo, un ruolo doppio. Uno, per cercare appunto di trovare nuovi argomenti di ricerca, ma anche appunto per valutare e formulare le relazioni in campo. Tra i vari obiettivi c'è anche quello appunto di prevedere in campo l'escrezione di nutrienti come parte di un processo decisionale per la gestione dei nutrienti. Quindi questa stima che noi otteniamo dal CNCPS o da NDS appunto ha l'obiettivo appunto di aiutarci nel processo decisionale per capire quali sono gli interventi che possiamo implementare nella nostra azienda o nei nostri gruppi di animali. Questo è soltanto per farvi capire come all'interno del CNCPS ci sono appunto combinazioni di approcci empirici e meccanistici che cercano di descrivere tutti questi diversi aspetti. E proprio uno di quelli è la descrizione dell'uso di nutrienti, appunto parlato, ma anche le escrezioni e le emissioni di gas serra. Mi permetto di ricordare, Emiliano, che quando cominciate a uscire le prime informazioni dal Dipartimento di Animal Science della Cornell, quindi gli albori del CNCPS, la motivazione, cioè l'oggetto del finanziamento, era proprio del verificare se era possibile, se c'era una compatibilità per l'allevamento della bovina da latte e il suo impatto ambientale. Quindi stiamo parlando di 30 anni fa, quindi sostanzialmente il CNCPS è partito da lì, più che migliorare le performance degli animali. Sì, esatto. Infatti io ricordo che la prima volta che vidi il primo volume del CNCPS si riferiva specialmente a una gestione aziendale dei nutrienti piuttosto che a una alimentazione delle bovine o dei bovini da latte. Quindi, come hai detto tu, è stato uno dei primi a essere stimato all'interno del CNCPS e negli ultimi anni è ritornato di moda negli Stati Uniti, proprio perché gli Stati Uniti hanno seguito un po' quello che succedeva in Europa e si sono accorti che l'escrezione, appunto, o il rilascio di azioni nell'ambiente poteva tornare indietro appunto come un boomerang nelle aziende americane. Quindi si sono un pochettino accertati che la stima all'interno del CNCPS fosse abbastanza robusta. Quindi l'ultimo aggiornamento è appunto del 2012 e il motivo per cui vi mostro queste equazioni non è tanto per imparare le equazioni, ma per capire che queste sono stime di azoto da pesci o azoto taurine che hanno delle relazioni molto empiriche con come la bovina da latte è alimentata. Quindi soltanto per farvi un esempio, qui c'è l'ingestione di azoto o l'ingestione totale di sostanza organica per le feci o per le urine, si parla appunto di fabbisogni da gravidanza o da accrescimento o appunto da latte e componenti del latte. Quindi di nuovo queste sono stime che purtroppo ad oggi dobbiamo tenere appunto valutare proprio perché sono delle stime vere e proprie. Se ci soffermiamo un attimo sull'azoto, questa è l'escrezione appunto di
di azoto in latte, urine e feci, appunto, mantenendo una produzione abbastanza costante di circa 30 kg di latte, aumentando l'azoto ingerito. E come vedete, il principale aumenta è quello di minore efficienza. Luce per esempio lo stesso quantitativo di latte si verserà appunto in maggiore quantitativo di azoto in urina. Passando alle emissioni di gas serra, il primo appunto è il metano, che viene stimato con un paio di equazioni in base se si trattano di bovine da latte o bovine da carne. E di nuovo voglio soltanto soffermare un attimo su quali parametri hanno all'interno queste equazioni. Quindi si parla di amido e ADF, quindi degli indicatori di qualità in termini di densità energetica o in termini di qualità della fibra, e ingestione di energia metabolizzabile. E per i bovini da carne non è così diverso. Questi appunto sono grafici presi sempre dallo stesso studio in cui si mostra una correlazione fra il latte prodotto e i chili di metano per chilo di latte. E ovviamente appunto, come abbiamo ripetuto più volte, io o altri colleghi, c'è sempre una migliore efficienza, una diluizione del quantitativo di metano prodotto proprio perché si riesce a produrre di più. Cosa fa NDS? NDS ha raccolto una serie di stime per il metano e all'interno della piattaforma, non tanto per validare quello che il CNCPS ci dava, ma soltanto per confermare come il valore che otteniamo dal CNCPS, anche se non include tantissimi fattori che provengono descrittivi, che provengono dalla reazione, si pone sempre in mezzo ad altre stime. E queste volevo soltanto elencato qui altri parametri che sono inclusi in queste reazioni, in queste previsioni, quindi dalla fibra, dal peso corporeo, dalla proteina, dagli acidi grassi, di nuovo all'ingestione o al livello di alimentazione rispetto a un livello di mantenimento e così via. Ovviamente tutti questi lavori hanno costruito delle equazioni riferendosi a delle misurazioni in campo. Misurazioni in campo che sono possibili soltanto quando si fanno degli esperimenti a livello di ricerca universitario o di altri istituti. E tutti appunto, tutti quelli che hanno avuto a che fare con ricerca sanno quanto può essere caro, appunto costoso, fare tali misurazioni. Quindi quello, di nuovo, quello che si può fare ad oggi in campo come nutrizionista e come tecnico, possiamo soltanto affidarci al momento a queste stime che ci vengono appunto rese disponibili da ricerche fatte con misurazioni vere e proprie. La stessa cosa viene fatta con l'anidride carbonica, in cui l'equazione appunto è di una decina di anni fa, in cui l'ingestione di sostanza secca e il latte prodotto sono gli unici due fattori praticamente che vengono inseriti all'interno dell'equazione. E di nuovo qui si vede appunto l'efficienza migliori con la maggiore produzione di latte. Quindi volevo a NDS mostrare appunto una lista di quello che possiamo fare sia dal punto di vista nutrizionale ma anche manageriale. Quindi l'efficienza produttiva rimane al primo posto, perché abbiamo visto che con l'aumento della quantità di latte da un punto di vista produttivo si può anche ottenere una migliore efficienza dal punto di vista di impatto ambientale. Quindi si parla sempre di minimizzare le perdite e massimizzare l'utilizzo di nutrienti,
oppure si parla anche di qualità e precisione delle diete, quindi cercare di somministrare agli animali, sempre nei dei problemi di logistica che abbiamo all'interno delle aziende, quello che hanno bisogno. Si parla di precision feeding management. Oggi, per esempio, molte aziende stanno cominciando a comprare, ad acquistare dei robot di mungitura. In NDS, uno strumento che permette di somministrare del concentrato in maniera specifica in base al livello produttivo dell'animale che entra all'interno del robot di mungitura. Questo ovviamente sono accorgimenti che dovrebbero aumentare l'efficienza di questi animali. Si è parlato tanto dell'efficienza dell'utilizzo di azoto. Sappiamo che i ruminanti e quindi anche le vacche da latte non sono animali così efficienti nell'utilizzare, nello sfruttare azoto, quindi tanto si può fare con l'utilizzo di strumenti come il CNC. Questi sono a livelli di proteina accorgimenti appunto che possiamo apportare per migliorarle da un punto di vista di alimentazione dell'azoto. Tanti velocemente soltanto per portare a NDS. E poi vi sono appunto tantissimi lavori pubblicati sia da un punto di vista di nuove varietà di leguminose appunto che avrebbero una efficienza di utilizzo del fosforo o varietà appunto che ridurrebbero l'emissione di metano o varie rotazioni di pascolo più efficienti quando ovviamente si hanno dei sistemi più estensivi. Poi è da non ignorare il fatto che spesso le vacche da latte possono utilizzare dei sottoprodotti che altrimenti andrebbero completamente in appunto culture che appunto anch'essi non potrebbero essere utilizzati altrimenti. Vi sono anche ricerche che mostrano come l'utilizzo o la somministrazione di elementi di minerali specifici aumenterebbero la digeribilità e quindi l'efficienza dell'animale o addirittura anche l'ingestione. Poi vi è tantissimo sugli oli essenziali che hanno l'obiettivo praticamente di sostituirsi a quegli antibiotici, al famoso monensin che può essere utilizzato in Nord America e altre sostanze come nitrati, acidi grassi, sintetiche, alghe, tannini, che non fanno altro che cercare di guidare le fermentazioni all'interno del rumine in modo da ridurre l'emissione di metano. E infine, appunto, questo è quello da dove ho iniziato all'inizio, il fatto che non c'è soltanto l'alimentazione, ma anche cercare di gestire gli animali in modo da ridurre il numero di giorni di animali non produttivi all'interno dell'azienda. I veterinari appunto che seguono aziende sanno benissimo che questi sono numeri importantissimi per una gestione efficace dell'azienda. Se siete d'accordo, quindi posso passare direttamente a NDS. Direi di sì, Emiliano, hai fatto un doveroso inquadramento, perché adesso entreremo proprio nella simulazione pratica, strapratica, ma era necessario fare chiaramente una premessa e che vorrei fare anch'io sottolineare. È chiaro che in una fase, diciamo, primordiale come questa, se poi l'impatto sia 1,37 kg di CO2 equivalente piuttosto che 1,27, può in questa fase non essere così importante. Però è importante, deve passare il messaggio forte e chiaro, che il nostro sistema produttivo sa quanto emette, ci sono anche gli strumenti per ridurlo. Questo è importante perché, scusa se faccio questo siparietto di comunicazione, Emiliano, perché siamo particolarmente sotto attacco e vedete che non è che ci ha tregua, ormai è quotidiano. Per cui replicare, non dicendo che sono stupidaggini, con dei numeri e può dire ok,
A fronte di questi numeri, quindi la vacca è il 2% del totale delle emissioni di CO2 equivalente, non stiamo parlando dell'ammoniaca, stiamo parlando della CO2 equivalente, per cui partendo da questo dato ci stiamo tutti adoperando per passare, non so, dal 2 all'1,5 in un tempo ragionevole, come sta avvenendo, scusa Emiliano, perché devo dire anche questo, con l'antibiotico resistenza, no? Cioè le produzioni primarie dei ruminanti, seppur poco influenti nel fenomeno antibiotico resistenza, anche se è poco, è iniziato un percorso, diciamo, di riduzione, che è quello che noi dobbiamo fare. Per cui adesso entriamo proprio nella parte proprio ancora più accattivante, entriamo in pratica, Emiliano. Sì, allora io non so quanti dei partecipanti conoscono NDS, però questa è la schermata, questa è la schermata principale di una razione di NDS, appunto. Qui in questo caso vi mostro velocemente soltanto alcuni aspetti. Questa appunto è la lista degli ingredienti, qui c'è un sommario delle caratteristiche della media del gruppo, perché ovviamente stiamo parlando sempre di media di gruppo di animali, con appunto 175 giorni di lattazione medio, 35 kg di latte prodotto, e questo è appunto grasso e proteine. È un'ingestione di circa 25 kg di sostanza secca. Vedete come... Se ogni tanto ti interrompo, sì. Questa è una fotografia di una realtà. Perché noi al mese di aprile del 2021 abbiamo anche pubblicato un articolo con Ruminanzia, la pressione iscritta in Italia ha fatto una media di 34,7, con il 25% di stalle italiane di pressione sopra i 40 litri di media. Quindi quella che tu hai usato è, e quelli sono grosso modo i titoli che sono stati fatti ad aprile del 2021, per cui stiamo esattamente facendo la razione media per la stalla media italiana. Sì. E questa in realtà è una razione reale, quindi ovviamente abbiamo cercato di nascondere i dati, però è una razione che viene somministrata in realtà. Quindi I foraggi principali sono mais, appunto l'oietto e avena, e poi c'è una serie così di fonti proteiche, fonti di amido, come appunto tutti conosciamo. E quindi uno degli aspetti per valutare appunto la reazione è la presenza, appunto, la presenza di questa scheda di escrezioni e gas da serra. Ora, come ho detto precedentemente, una serie di dati che si riferiscono a azoto, fosforo e potassio. Il motivo per cui continuiamo anche a accentuare l'importanza, evidenziare l'importanza di questi elementi, è specialmente per azoto e fosforo, perché hanno non soltanto una descrizione dell'impatto ambientale, ma anche della qualità della dieta in termini di corrispondenza appunto fra azoto e carboidrati. Questo per esempio è al 30% di azoto produttivo sul totale, e ad oggi sappiamo che potremmo appunto migliorare questa razione. Addirittura si parla di limiti genetici del 40%, però è ad oggi quasi impossibile raggiungere quei numeri, ma senza dubbio si può migliorare. Da questo lato invece ci concentriamo di più per i gas serra, con la stima appunto di metano e CO2. Vengono mostrate appunto diverse così unità, in modo da avere dei valori che possiamo anche confrontare con altri sistemi o con altre aziende. La stima del metano, dell'emissione di metano in questo specifico animale medio è fatta utilizzando anche diverse equazioni che non sono quella del CNCPS. Quindi che oscillazione c'è nella realtà a fronte di una medesima razione e diverse equazioni di stima, Emiliano? Cioè, è molta differenza?
Oggi sembrerebbe di sì, ma perché è una rappresentazione grafica, giusto? Sì, no, assolutamente la differenza è minima tra quello che viene stimato e la realtà. Lo stesso viene fatto per la... E poi il valore appunto che vedete qui è quello che include il metano e il protossido di azoto trasformato in CO2 equivalenti. E questi appunto sono componenti dell'anidride carbonica, metano e N2O e il totale in CO2 equivalente. E la Quindi stessa cosa, come ho detto prima, per di chiarezza, stima. quindi 78 che tu hai rappresentato non è le emissioni dell'allevamento, ma sono le emissioni di questo delle vacche in lattazione, giusto Emiliano? In realtà questa è l'emissione dell'animale medio. Dell'animale medio, Sì. d'accordo. Quindi questo rappresentano numeri per animale, per singolo animale. Le uniche differenze che possiamo, appunto, con cui possiamo appunto cambiare all'interno di questa grafica è soltanto se cambiamo da produzione attuale a attesa. E per quelli che non conoscono NDS, questo si riferisce alla differenza fra l'input dell'utilizzatore e quello che ci dice il modello in termini di latte permesso da energia e proteina. In questa azione c'è pochissima differenza fra l'input e questi due valori, quindi ovviamente passando da attuale ad attesa, le differenze saranno minime. Perfetto. L'altra relazione che avevo preparato invece è più il comprensorio del parmigiano, dove ovviamente non c'è la presenza di alimenti fermentati, quindi vi è un elevato quantitativo di foraggi. In questo caso è anche un'azienda biologica, quindi vi sono anche altre limitazioni. L'aumento, quindi il foraggio è aumentato dal 44% in quella precedente al 55% in questa del... E ora non so se vogliamo andare a confrontare tutti i numeri, però in questo caso si tratta di un'azienda, o meglio, di un gruppo in lattazione che ha qualche chilo in meno di latte, quindi 31,5 in questo caso, con componenti del latte però simili. E ovviamente lo stesso tipo di stima si può fare anche in questa azienda. E ora non sto qui a elencare i singoli numeri, ma posso già vedere come vi è stato un leggero aumento del CO2 equivalente da 0,88 nella relazione precedente a 0,95 in questa relazione. Questo perché è una reazione che ha meno amidi, così. Sì, e i motivi possono essere sia nutrizionali, però non dimentichiamoci che questo valore include del latte. Quindi una volta che io ho un'azienda in cui riesco a produrre 31,5 invece dei 35, il denominatore aumenta e ovviamente sono leggermente più efficiente in termini di emissioni di CO2 prodotto. Lo stesso tipo di stima può essere fatta a livello aziendale, quindi posso un attimo uscire da questa. Prima che di esci Sì. un secondo, visto che ci siamo, tanto siamo, diciamo, abbiamo visto anche da chi ci sta seguendo, siamo tutti tecnici. Anche a livello di produzione di molecole eutrofizzanti, quindi parliamo del fosforo, del potassio e dell'azoto, no? Anche lì, insomma, scusa se sei uscito, anche qui non è argomento di questo webinar, perché stiamo parlando dei gas climalteranti essenzialmente, però anche qui si riesce a dare una previsione, ma quello che è importante, adesso non so se avremo il tempo di farlo, Emiliano,
ma anche di fare proprio delle simulazioni, cioè modificare, mettere le mani sulla razione per verificare come si possono in qualche modo contenere il fosforo, l'azoto e il potassio da una parte, e nei gas serra il metano e la CO2 equivalente, giusto? Perché tu a questo punto ti volevo chiedere una cosa, poi entriamo in quello che è molto interessante, l'argomento che stai aprendo. Ma noi per fare questo possiamo usare anche la funzione della programmazione lineare, perché diventa estremamente complessa. Se io ti dico, guarda, passami da 0,88 a 0,80, adesso me la metto lì così, cioè per far questo noi possiamo utilizzare la programmazione lineare? Il motivo per cui non lo possiamo fare è perché l'origine di questo dato è legato praticamente soltanto a pochi elementi, pochi fattori della reazione. Okay. Non è legato alla reazione complessivamente. Quindi il nostro obiettivo, appunto, è cercare di studiare maggiormente se possono essere inclusi in questa stima molti più dettagli della reazione, in modo da cercare di ottimizzare anche per una diminuzione dell'impatto ambientale dell'azienda stessa. O almeno di... Sono l'amido e l'ADF? Emiliano. Sì, attualmente sono pochi valori, appunto, come la fibra e l'amido. Okay, va bene. O l'ingestione dell'animale, o il peso corporeo del fattore che... E questi più così, indicazioni che ci vengono da Cornell, quindi fra i lavori che dobbiamo svolgere all'interno di NDS, è quello di cercare di implementare altre alternative a questa stima che viene fornita da Cornell. Okay. Sì, se vogliamo dare un'occhiata veloce agli elementi, appunto, come l'azoto, per esempio, in questa azienda con 35 kg era al 30% come utilizzo, efficienza, proprio. E nell'altro, appunto, al 29,5%, quindi scende leggermente per questa azienda. E in generale, in aziende dove si danno, appunto, dei foraggi di limone, si darà anche a questo valore, proprio perché le fibre, scusate, le proteine solubili sono maggiori rispetto ad altre fonti proteiche. Quindi, ovviamente, dove c'è questo valore tende. Però, ovviamente, si possono fare tante altre cose per contrastare. Ok, perfetto. Quindi non so se vogliamo vedere altri ma no, valori. Cioè, l'obiettivo era dare il concetto generale. Poi è chiaro che insieme a noi in questo webinar ci sono moltissimi nutrizionisti. Ho visto, insomma, dalle persone che si sono iscritte, almeno sulla piattaforma Zoom, eccetera. Però ecco, è stato lo stimolo a avere la possibilità di utilizzare questo sottomodello della piattaforma NDS. E poi fare delle prove, delle simulazioni. Ti volevo chiedere una cosa che non poi ce la direi dopo. In questo caso, diciamo, l'immissione, per esempio, di un additivo, parlo sempre degli additivi di comprovata efficacia, quelli in cui ci sono dietro delle evidenze scientifiche, perché anche quello è un mondo estremamente complesso. La piattaforma NDS, te la faccio anche se so la risposta, non è in grado di quantificare l'effetto dell'inserimento di un additivo, diciamo, consentito in Europa, ecco, non parliamo di additivi che sono consentiti, diciamo, negli Stati Uniti e in Canada, no? Sì, allora NDS attualmente non è in grado, a meno che non abbia già il sottomodello costruito al suo interno. Quindi dico questo perché per quello che facciamo anche noi è così scambiare, appunto, scambiare idee con diverse compagnie che mettono nel mercato questi prodotti, che hanno intenzione di inserire all'interno di NDS il prodotto, che ovviamente deve essere modellizzato, quindi ha bisogno di un sottomodello
per ottenere il suo un risultato, appunto, che dovrebbe essere ovviamente provato da un punto di vista scientifico. Quindi quello che andrebbe fatto per questi prodotti è la stessa identica cosa, quindi andrebbero studiate tutta, studiata tutta la letteratura scientifica e costruire un sottomodello specifico per ogni prodotto. Per questo la stima che ci dà una di quelle equazioni non è adattabile alla presenza di questo tipo di prodotti. C'è una domanda, così un'osservazione di Giorgia Robbiati, però poi le faremo magari alla fine queste riflessioni, no? Ma i parametri di esempio NDF ADF si possono modificare, perché i fieni possono essere molto variabili? Sì, certo, questa immagino appunto siano domande di, cioè, da chi non ha NDS. Comunque ovviamente ogni singolo alimento può essere aperto e appunto è modificato in termini di parametri sia dal punto di vista quantitativo ma anche come digeribilità di amido, di fibra, di proteine e così via. Perché mi permetto di aggiungere questo, perché adesso cosa è successo? Non si vede, hai sospeso la condivisione dello schermo, va bene. Una cosa importante qual è? Quella che chiaramente alla base di tutti questi sistemi, ma in generale della precision farming, o meglio precision livestock farming, ci deve essere l'accuratezza delle analisi. Questo vale sia per la fattispecie di cui stiamo discutendo, ma sia in generale per l'affidabilità del CNCPS. Cioè, l'affidabilità del CNCPS è tanto più alta, tanto maggiore l'accuratezza delle analisi che poi vengono inserite, diciamo, nel data bank. Sì, le analisi o i parametri così degli alimenti in generale sono fra i fattori principali che influenzano il risultato finale del CNCPS. Quindi qualsiasi tipo di input di cui ha bisogno il CNCPS ha bisogno della sua affidabilità. Perfetto. Ok, puoi andare avanti se vuoi. Vedete ancora la mia schermata, giusto? Sì, perfettamente. Okay. Quindi quello che volevo mostrare ora è soltanto che quello che abbiamo fatto prima era mostrare, praticamente dare una fotografia dell'animale medio all'interno di quel gruppo in termini di escrezioni. E eravamo ovviamente nel gruppo di animali in lattazione. Ovviamente se io gestisco dal punto di vista nutrizionale questa azienda, avrò anche all'interno le razioni per altre classi di animali. Questo ovviamente ognuno se le gestisce come vuole, però soltanto per mostrarvi come c'è anche uno strumento che riesce a includere tutti i gruppi degli animali e le rispettive razioni in una valutazione che viene fatta per l'azienda stessa. Quindi se per esempio io all'interno di questa azienda ho questi gruppi di animali con appunto ognuno la sua razione, quello che posso fare ora è cercare di chiedo al sistema un sommario dal punto di vista ambientale di tutta la mandria. E per ogni gruppo di animali il NDS mi stima sia le escrezioni dei tre elementi per singolo capo con le rispettive emissioni, ma anche lo stesso numero per recinto o mandria, per classe di animale. La cosa interessante è che posso anche andarmi a cambiare, perché ovviamente queste sono valutazioni che vengono fatte di volta in volta, in cui il numero di animali all'interno del gruppo può cambiare, quindi posso gestirmelo in maniera diversa e cambiarmelo e richiedere al sistema di ricalcolarmi. Questi valori ovviamente utilizzano sempre la dieta che io sto somministrando a questi animali, però si possono fare anche dei confronti con le diete che avevo precedentemente
in questo stesso gruppo di animali e cercare di confrontare i valori dell'output del CNCPS o NDS in base appunto al valore che sto analizzando. Come vedete, ogni categoria di animali ha il suo valore stimato, tranne quello dei vitelli, proprio perché ad oggi non ci sono modelli o equazioni o stime che misurano l'impatto ambientale dei vitelli, e ovviamente ci aspettiamo che sia anche molto minore rispetto a tutti gli altri gruppi di animali. Quindi, mentre nelle schermate precedenti vedevamo il valore che era per singolo animale all'interno di quel gruppo di vacche in lattazione, qui quel numero diventa maggiore, perché all'interno di questa stima sono inclusi anche tutti quegli animali non produttivi, e quindi il valore aumenta perché il latte rimane lo stesso. Questa, Emiliano, è la stalla dei 35 litri di media? No, questa è quella del parmigiano. Il parmigiano, ok. Sì, questa è quella dei 30. E quindi noi abbiamo praticamente che la produzione di CO2 equivalente per chilo di latte corretto al grasso è 1,36. Sì. Quindi per ogni chilo di latte che esce da questo allevamento, compreso tutto, tutto ciò che ovviamente è nell'allevamento, c'è un'emissione di CO2 equivalente, parliamo del parmigiano reggiano, di 1,36 kg di anidride carbonica equivalente per chilo di latte corretto. Ok, perfetto. Sì, sì, la cosa anche utile è che io posso andarmi a cambiare anche altri numeri, perché magari questa era una fotografia di qualche giorno fa, quindi posso andarmi a cambiare l'ingestione o il numero dei singoli animali, e quindi questi numeri ovviamente cambieranno anche. Sì, perché tu l'hai detto all'inizio, no? Cioè, tra i fattori che condizionano le emissioni, al di là degli aspetti proprio nutrizionali, delle fermentazioni enteriche, c'è anche il rapporto della rimonta, cioè quindi degli animali in produzione con quelli non in produzione, no? Mi sembra di Sì. capire questo, che in questa stalla, se le manse non fossero 100, ma fossero, adesso dico un numero esasperato, 200, sicuramente ci sarebbe una forte variazione della produzione di CO2 equivalente per chilo di latte Sì. prodotto. È giusto? Il motivo, sì, giustissimo, il motivo per cui ho enfatizzato questo fattore appunto di struttura aziendale è perché ci stiamo tanto focalizzando su questo numero, che giustamente è chilo per chilo di latte prodotto, e probabilmente sarà questo un giorno il numero che verrà utilizzato per qualsiasi tipo di valutazione aziendale che arriverà all'esterno. Quindi non soltanto appunto focalizzarci sulla nutrizione, che rimane il primo fattore, ma anche appunto su quanti animali cadono all'interno di questo numero. Perché questo probabilmente sarà quello che finirà in etichetta, cioè che Esatto. certificheranno le società di certificazione alla fine della fiera. Sì. Perfetto. E lo stesso possiamo dire, scusa, una battuta. Sì. Poi torniamo. Scusa se ti interrompo ogni tanto, però il tema è molto interessante. Lo stesso lo possiamo dire anche con le sostanze eutrofizzanti, no? Quindi con l'azoto, il fosforo e il potassio, cioè anche quelle finiranno prima o poi, e spero prima e non poi, così evitiamo le polemiche sulle etichette, cioè che ci sia chiaro su un'etichetta di in questo caso di uno spicchio di parmigiano reggiano piuttosto che un litro di latte nell'altro caso, che ci sia questi numeri espressi di termini di CO2 equivalente per chilo di latte, ma anche per quella confezione, stesso dicasi per quanto riguarda l'azoto, il fosforo e il potassio. È giusto, Sì, Emiliano? esattamente. Questo ragionamento che stiamo facendo è per arrivare lì, alla fine della fiera, cioè esibirsi sull'etichetta. Sì, sono d'accordissimo. Sì, ora non ho fatto altro che chiudere la schermata precedente e aprirla per l'altra tipologia di allevamento. Quindi ricordate quella razione in cui vi era anche insilato di mais, e in cui appunto la CO2 equivalente è scesa leggermente.
proprio perché si tratta di un allevamento più intensivo in cui si ha qualche litro di latte in più che mi consente appunto di abbassare questo valore. Ovviamente tutto dipende anche dalla distribuzione, come ho detto tante volte, da questi animali. Ed è rassicurante che non è molto distante tra l'1,37, diciamo, che ci ha portato l'Università di Milano, sono degli ordini di grandezza plausibili, voglio dire, no? È chiaro anche nella sperimentazione che ha fatto Maddalena Zuccali e Giulia Gislon, è stata effettuata in pianura padana, una parte di stalle erano, e poi insomma, lo potete vedere di nuovo il webinar, erano del parmigiano reggiano, erano molti allevamenti, quindi, però quello che è rassicurante è che è l'ordine di grandezza che è plausibile. Diverso, per esempio, scusa se ti prendo del tempo, dalla polemica che c'è in corso per dire no, non è il 5,5% le emissioni degli allevamenti, o meglio dell'agricoltura. Voi sapete, la disputa è se è 14-15% o se è 7%, no? Però sono ordini di grandezza un po' differenti. In questo caso sono rassicuranti perché questi vengono fuori da un'analisi teorica, una stimola teorica, quindi è plausibile. Perfetto. Sì. Quindi siamo a 23. Sì, la cosa interessante che volevo aggiungere appunto riguardo quella ricerca, che ricordo che i valori che hanno mostrato di tutte le aziende oscillavano da 0,9, 0,95 fino a 2 e oltre. Quindi a noi questa variabilità deve darci anche ancora più stimolo nel cercare di capire che qualcosa si può fare, proprio perché ci sono aziende che hanno un impatto ambientale molto più basso rispetto ad altre. E questa è la conclusione a cui sono arrivati anche loro, che è estremamente rassicurante. Esatto. Se non ci fosse stata variabilità sarebbe stato effettivamente. No? Bene. Ottimo. Questa è un'ottima, secondo me, valutazione che fa NDS, questa schermata che ci stai facendo vedere adesso. Sì, questo quindi mostra gli stessi valori, appunto, come ho detto, per quel gruppo di animali che includono le vacche, appunto, destinate a produzione di latte per grana, in questo caso, dove ovviamente hanno una diluizione dell'1,23, proprio perché riescono a produrre più latte rispetto all'altro gruppo. Questa è l'unica, per dire, conclusione che riesco a fare in questo momento fra le due tipologie di aziende, perché non essendoci equazioni o stime che includono altri dettagli della razione, non posso arrivare a conclusioni così facili. Certo. Sì, che dà l'idea così anche di possibili miglioramenti, no? Stavo facendo questo calcolo a voce, al volo, dico, qui c'è un'efficienza alimentare di 1,4, no? Rapportando l'ingestione effettiva con la produzione di latte, quindi 25 kg di sostanza secca per fare 35 kg di latte, quindi già c'è un margine anch'esso di miglioramento. Poi bisognerà vedere, che ne so, Emiliano, un miglioramento dell'efficienza, che ne so, passare da 1,4 a 1,6, ammesso che sia facile farlo, quanto questo passaggio possa in qualche modo impattare sulla produzione di CO2 equivalente. Bene. Sì, in teoria potrei anche diminuire l'ingestione qui, però è ovvio che poi vado così, non faccio un percorso logico. Assolutamente no. Però è ovvio che... Certo. Ma anche qui poi ci stanno anche i genetisti che stanno impegnati su questo, no? Sull'efficienza. Esatto. Sì. Molto, molto interessante questo. Sì, anche... Ci sono anche altri valori di efficienza che possono essere così visionati anche dalla schermata principale. Vabbè, dal punto di vista economico, ovviamente, ma anche dall'efficienza produttiva, okay, che prima hai evidenziato. Senti, possiamo anche, se vuoi, cominciare
ad aprire, a verificare qualche domanda, poi domande, a volte sono delle riflessioni. Noi abbiamo questo termine arcaico di dire gli interventi. Interventi sono domande, ma a volte riflessioni. Allora, vediamo un po'. Sono Elia Marabotto, dal Piemonte. Ti salutiamo. Faccio il veterinario. Ho letto degli articoli in cui viene mostrato come, gestendo bene il pascolo turnato e riducendo i concentrati nella razione, si ottiene addirittura uno stoccaggio di carbonio nel suolo. Ci sono alcuni sostenitori del pascolo razionale, Volsin, che sostengono la stessa cosa. Recentemente ho visto alcuni video divulgativi di Alan Savory, uno studioso che ha inventato l'Holistic Management. Anche il suo gruppo sostiene la stessa cosa. Cosa ne pensate? È una domanda importante questa, in effetti. Puoi provare, vedi anche una mia opinione su questo. Io vedo le cose sempre dal punto di vista così nutrizionale, quindi ovviamente se non ho, perché qua c'è un lato agronomico e un lato di stalla nutrizionale dell'animale, quindi io tendo sempre ad analizzare quello che mangia l'animale, quindi se non ho i dati alla mano riesco ad arrivare a poi conclusioni. Quindi se puoi aggiungere tu qualcosa su questo, magari sì, no, ne sai di più. Non di sostanza, ma di forma, nel senso che l'obiettivo di questo webinar, come ho detto all'inizio, era quello di verificare questo rapporto fra la stalla, la produzione e le emissioni, sia di gas a effetto serra o climalteranti, e sia di sostanze, molecole eutrofizzanti. Non abbiamo preso in considerazione, ma sarà un webinar successivo, quella che può essere, diciamo, il ruolo della parte agricola di un allevamento, che ovviamente è molto presente negli allevamenti dei ruminanti, no? Perché c'è anche un rapporto, diciamo, tra virgolette, di legge, no? Tra le dimensioni dell'allevamento e le dimensioni dell'azienda agricola, no? Dove poi vengono smaltite le deiezioni. Per cui c'è un altro grande capitolo, perché noi oggi partiamo da qua, cioè da un punto fermo. Quella stalla che ci ha fatto vedere raffrenato produce 1,23. E questo è il punto, la stalla, diciamo, di latte alimentare, che mangia 25 kg e fa 35 kg di latte. Non abbiamo preso in considerazione in questo webinar quanto l'azienda agricola, che è fornitrice di foraggi di questo allevamento ipotetico, sottrae, diciamo, di anidride carbonica attraverso la coltivazione del mais, la coltivazione dell'insilato d'erba, adesso non ricordo, eccola qui la reazione, sì, la coltivazione dell'avena, la coltivazione, non so se viene coltivata anche la granella di mais, eccetera, eccetera, perché chiaramente rappresenterà uno sconto. Quello che però c'è di certo è che la produzione di CO2 equivalente per chilo di latte dagli allevamenti, tra virgolette, estensivi, anche se estensivo e intensivo è una differenza difficile, più alta, perché proporzionalmente c'è una minore produzione pro capite, ma c'è anche una minore impiego di concentrati. Di questo la letteratura ce n'è moltissima. Quindi in senso assoluto forse sì, ma in senso relativo sicuramente no. Però guarda, collega Elia, sarà un prossimo webinar dove stiamo cercando di capire i giusti interlocutori per affrontare questo tema. Cioè, anche lì mettere dei numeri secchi. Un ettaro di mais destinato al trinciato, quindi all'insilamento, quanta CO2, quanto carbonio riesce a sottrarre. Un prato permanente o prato stabile, molto presenti ad esempio sia in pianura padana, ma in particolare in Emilia Romagna, quanto stoccaggio di carbonio riescono a fare nel suolo, esattamente con dei numeri. Ok, non so se c'è qualche altra domanda. Mi sembra di no. Ok. Va bene, se ci sono altre domande possiamo intervenire. Tenete presente poi che ovviamente questo webinar sarà presente sul canale YouTube di Ruminanza, quindi per essere visto con calma. Non so se c'è qualcosa nella chat di Facebook. È difficile, raffrenato Emiliano, fare domande su una questione del genere, perché
sono dei numeri, quindi sono domande, diciamo, difficili. Però io credo che possano, in effetti, questo webinar essere aver accolto, almeno in me, che faccio il nutrizionista essenzialmente, colto due obiettivi. Uno, primo obiettivo, avere dei numeri quasi certi, dei range su cui lavorare. E questo è un obiettivo, sia sulla stalla che produce il latte, quindi sul gruppo degli animali in lattazione, e sia sull'intero allevamento. E sui due fronti, gas climalteranti e molecole ad attività eutrofizzante. Secondo punto che mi può rimanere, il prossimo webinar, perfetto collega, sì, ti aspettiamo. No, non sarà breve perché non è facile organizzarlo, un webinar del genere, dove mettere giù dei numeri esatti proprio, perché anche questo è soggetto a polemiche in questo momento in Italia, no? Quindi se è meglio il mais, se sono meglio gli insilati di cereali a turno vermini, quanto è il ruolo dei prati permanenti. Noi abbiamo fatto un webinar con un grosso esperto di prati stabili e permanenti, però l'abbiamo più che altro finalizzato sulla capacità di trasferimento di molecole benefiche al latte e quindi ai formaggi, non tanto, diciamo, sull'impatto ambientale. Però dicevo, quindi sono dei numeri abbastanza certi, ci sono delle verità, e questo è importante perché l'ultimo atto sarà, che è quello dove ci dovremo anche poi sbrigare, e prendere il tutto e parlare con le società di certificazione, perché poi per poter mettere questi numeri su un'etichetta, considerando, diciamo, anche le responsabilità penali e civili che si hanno nell'inserimento dei numeri nelle etichette che accompagnano i prodotti del latte e della carne, ma in generale l'agroalimentare, la società di certificazione non è che va a certificare il numero, va a certificare il metodo attraverso il quale il numero viene messo praticamente. Sì, era quella di Gusmeroli, certamente. Sì, c'è il collega che sta interagendo. Sì, è stato un webinar molto bello, molto complesso, però certamente aveva un altro obiettivo. Per cui io direi, se non c'è altro, abbiamo la nostra oretta, l'abbiamo passata, è un orario ancora di pieno lavoro, vedo che ci siete ancora quasi tutti. Quindi Emiliano, io ti ringrazio, ci permetteremo di disturbarti quando arriveranno, come vengono in genere, le domande, diciamo, fuori onda, per cui ci diamo appuntamento al prossimo webinar. Va bene, grazie a voi. Grazie Emiliano, veramente grazie.